Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Si è insediata questa settimana la commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana. È stata eletta presidente Elena Meini della Lega, vicepresidente Lucia De Robertis del Partito Democratico e vicepresidente segretario Maurizio Sguanci di Italia Viva. La votazione è stata espressa dopo la presentazione di una sola lista annunciata da Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia. Unico voto contrario quello del Movimento 5 Stelle con Irene Galletti, che ha criticato la scelta non sulle persone ma sul metodo, lamentando ancora una volta il mancato coinvolgimento del Movimento nel confronto con le opposizioni. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha indicato che la commissione servirà a verificare, attraverso una scrupolosa azione di indagine, su quello che è di competenza regionale, se vi sono pratiche da eliminare, cambiare o migliorare, e se vi sono azioni positive ulteriori rispetto a quelle realizzate in questi anni. La commissione d'inchiesta, sempre come previsto dal regolamento, avrà per ogni eventuale decisione un voto ponderato corrispondente alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza. Mi aspetto sicuramente di partire con una chiarezza su quella che è stata l'inchiesta che ha travolto purtroppo la nostra regione, però non ci fermeremo assolutamente lì, perché purtroppo lo abbiamo visto, in Toscana la mafia c'è, esiste, e il compito della commissione dei consiglieri regionali deve essere quello di far sì che si applichino, si studino delle nuove norme per far sì che tutto ciò non si ripeta dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, soprattutto per il periodo di pandemia che stiamo attraversando, la crisi economica che ci ha travolto purtroppo attira anche questa criminalità organizzata. Quindi il nostro compito in primis sarà quello di tutelare il tessuto economico della Regione Toscana, studiare il mondo imprenditoriale e far sì che ulteriori infiltrazioni mafiose non si ramifichino nella nostra regione. Allora, il nostro regolamento prevede che la commissione abbia la durata di 3 mesi, prorogabili per altri 3 mesi, quindi nel giro dei 6 mesi noi sicuramente presenteremo al Consiglio regionale una relazione. Nei prossimi giorni si riunirà l'ufficio di presidenza per fare una calendarizzazione più che delle date di come vogliamo improntare la commissione, perché io ho una mia idea su quelli che saranno i soggetti che dovranno essere uditi in commissione, su come dovremo svolgere l'attività della commissione, però voglio condividerlo con l'ufficio di presidenza perché credo che questo debba essere un lavoro collegiale e non di un partito, di una coalizione, ma di tutto il Consiglio regionale. Io chiederò sicuramente che vengano uditi alcuni dei soggetti coinvolti nell'inchiesta, chiederò che vengano uditi i prefetti di tutte le nostre province, perché sicuramente sono quelli che sono a contatto più con la questione della criminalità organizzata, e chiederò anche di coinvolgere le associazioni che si occupano di mafia in Italia ma anche in Toscana, perché credo che lo studio che loro fanno tutti i giorni, quotidianamente, l'impegno che loro mettono debba essere riconosciuto anche da questa commissione, e noi abbiamo bisogno di persone come loro che ci diano un supporto per far sì che tutto questo in Toscana non si verifichi nuovamente. Che la Regione metta in atto quelle procedure, quelle attenzioni, quelle modifiche normative laddove fossero necessarie per evitare che chi molto più bravo di noi a volte riesce a infiltrarsi nelle maglie delle leggi, dei regolamenti, delle delibere, delle interpretazioni. Questo io mi auguro questo, di riuscire attraverso le audizioni di ascoltare tanti soggetti e di capire se la normativa regionale davvero riesce a mettere in sicurezza questa regione dalle infiltrazioni mafiose, o perlomeno fa quello che può fare rispetto alla capacità e alla possibilità che abbiamo noi di normare tutta una serie di attività per evitare che chi vuol fare della regione una terra dove tutto si può fare ha sbagliato regione. Io credo che dobbiamo ascoltare anche i soggetti che in qualche modo vogliono darci delle indicazioni per davvero mettere in atto tutte quelle azioni che possono
tenerci al riparo, poi lo sappiamo, insomma, nessuno è al riparo da tutti, però dobbiamo fare di tutto. Se necessario, io non ho difficoltà a pensare che si possa andare oltre la normazione vigente. Certo è che noi non siamo una commissione d'inchiesta parlamentare, quindi ci sono dei limiti, come voi sapete, è molto diverso, quindi noi dobbiamo attenerci all'ascolto e al tentativo di risolvere i problemi che ci vengono esposti. Questo è un momento davvero particolare per il nostro Paese, per la nostra regione. Bisogna mettere in condizioni gli imprenditori di ripartire al meglio, di ripartire senza quelle scorie che ci possono essere rispetto alle infiltrazioni. Come da impegno preso in Consiglio regionale, in pochi giorni si è insediata la Commissione, è stata eletta la collega Elena Meini Presidente, a lei auguri di buon lavoro, questo è un lavoro che dobbiamo mettere a disposizione di tutte le cittadine e di tutti i cittadini della Toscana. Il dato più importante è che non c'è stata differenza tra le forze politiche, qui va innalzato un muro contro la criminalità organizzata. La Toscana è sempre stata una terra che questo muro l'ha avuto molto alto e gli eventi delle ultime settimane ci fanno preoccupare tanto, e per questo è necessario che quella commissione vada in profondità, audisca tutti i soggetti che possono essere interessati e costruisca le condizioni perché la Toscana sia sempre più una terra libera dalle infiltrazioni mafiose. Ancora una volta è stato utilizzato il metodo di escludere il Movimento 5 Stelle dalla discussione, che è diventata monopolio da una parte della coalizione di maggioranza e dall'altra dalle opposizioni del centrodestra. E la cosa curiosa è che l'unico gruppo regionale che sicuramente non ha avuto nessun contatto di nessun tipo anche durante la campagna elettorale con chi in questo momento è oggetto di inchiesta è stato proprio il Movimento 5 Stelle, quindi probabilmente l'unico che poteva garantire un'assoluta lontananza dai temi molto difficili che saranno trattati in questa commissione, alla quale comunque auguro buon lavoro e a cui do subito una prima indicazione, secondo me, di come si dovrebbe impostare. Cercare di fare un'esatta panoramica della situazione ambientale in Regione Toscana, che ha coinvolto non soltanto lo scandalo Keo, ma anche altre iniziative dove ci siano coinvolgimenti della criminalità organizzata, e cercare anche di fotografare quelle che sono le carenze del Consiglio regionale e della Giunta per quanto riguarda la permeabilità a fenomeni di tipo corruttivo, ma anche e soprattutto di infiltrazioni di organizzazioni malavitose e connotazioni di carattere mafioso. E su questo devo dire che è un peccato non aver sfruttato le indicazioni che sono arrivate dalla Fondazione Caponnetto e dalle molte persone che sono state audite nel 2018 durante la commissione d'inchiesta rifiuti, all'epoca presieduta dal Movimento 5 Stelle. Ciò che è emerso da quella commissione e dalle audizioni sarebbe stato già fondamentale per non arrivare alla situazione in cui oggi ci troviamo. Io credo che la riflessione sulla questione morale debba essere fatta costantemente e continuamente da parte dei gruppi politici e di tutti i loro esponenti. Dall'altra parte, seppure una legge per quanto riguarda il sistema di lobbying può essere una delle soluzioni, tuttavia dobbiamo anche tener conto del fatto che spesso il dar luogo a molte leggi, invece di colpire il fenomeno in oggetto, rischia soltanto di creare un'ulteriore burocrazia o altri problemi che invece lo favoriscono proprio per la non chiarezza delle leggi in questione. Quindi la riflessione deve essere attenta, però io credo che alla fine l'unica cosa che veramente può allontanarci da fenomeni di questo tipo sia la correttezza dell'individuo, del singolo, e soprattutto la trasparenza all'interno della quale si muove e agisce una formazione politica. Noi, come tutti i toscani, ci aspettiamo trasparenza, ci aspettiamo informazioni, ci aspettiamo di capire la realtà non soltanto dai rapporti economici che vedono purtroppo coinvolta anche la mafia, l'andrangheta nel territorio toscano, quanto di capire l'entità del disastro ambientale che determinate operazioni hanno comportato, e conseguentemente ci aspettiamo naturalmente di avere dati, notizie, informazioni che siano utili al governo regionale toscano, non solo per tagliare definitivamente i cordoni con alcuni ambienti malavitosi, ma anche e soprattutto per garantire ai cittadini e alle imprese pulizia,
anche pulizia ambientale e soprattutto la possibilità di operare in un sistema economico corretto. Ma io penso che più che un problema di finanziamento pubblico sia un problema di coscienza, di moralità, di comportamenti, perché è ovvio che la politica, come qualunque altra attività umana, necessita di supporto economico. Si è tagliato in questo paese il finanziamento pubblico e quindi semmai c'è da verificare, come sta facendo la Corte d'Appello con grande criterio e rigore, la provenienza dei finanziamenti e naturalmente come si comportano gli eletti. Le lobby sono addirittura normate in America, è un sistema, diciamo, che non può essere trasfuso direttamente in Italia, ma che sicuramente ha una sua struttura, proprio perché l'economia è in rapporto quotidiano con la politica. La differenza la fanno i politici, la fanno coloro che siedono sugli scranni del Consiglio regionale, in questo caso, con la responsabilità che portano sulle spalle, guardando in faccia i cittadini e le imprese e muovendosi con onestà e trasparenza. Aperto sabato 15 maggio il nuovo centro vaccinale di Reggello, da circa 1000 somministrazioni al giorno. Al Palazzetto dello Sport, volontari della Croce Azzurra e non solo, insieme a medici e infermieri, mandano avanti la macchina della vaccinazione. Un risultato arrivato grazie alla disponibilità maggiore di dosi che fino ad un mese fa non c'era. Quello di Reggello è l'hub simbolo che inauguriamo nella giornata di oggi, il 15 di maggio. Con una potenzialità che può arrivare anche a 1000, mi dicono 980 vaccinazioni il giorno. Paolo Morello, il direttore della ASL, mi accompagna in quello che è un percorso che nell'arco di 48 ore vede in Toscana inaugurare quello a Reggello, domattina a Dicomano, a metà mattinata il secondo a Pistoia e alle 12 quello di Fucecchio. Questo è in qualche modo un hub importantissimo perché nel Val d'Arno Superiore rappresenta un punto di riferimento e accanto al sindaco Piero Giunti, accanto a Cristiano Benucci che come consigliere regionale fin dall'inizio ha seguito molto quello che è il processo che ha portato ad aprire questo, ci sono un po' tutti i sindaci della zona, dal sindaco di Bagno Arripoli, di Rufina, di Rignano, insomma un ambiente questo che può essere riferimento per un vasto territorio. Oggi in questo momento siamo a 1.650.000 vaccini, dosi di vaccino che abbiamo somministrato, più di ormai quasi 1.100.000 dosi, insomma la capacità vaccinale viene forte e poi le prenotazioni accanto ai vaccini che materialmente vedete fare hanno aperto un po' il cuore, perché al di là del vaccino il fatto di avere una data magari fra un mese per potersi vaccinare sta dando una serenità e anche il giusto riconoscimento al nostro lavoro. È una cosa importante per il Val d'Arno, ma per tutta la Toscana. Ogni giorno aggiungiamo hub vaccinali e quindi si moltiplica la capacità della nostra regione di somministrare vaccini. È importante che la macchina giri a pieno ritmo, perché dalla pandemia ne usciremo soltanto vaccinando. Quindi ogni volta che si apre un nuovo hub e si aumenta le potenzialità della vaccinazione è un giorno bello per la Toscana, particolarmente oggi perché, come dire, da reggellese e da ex sindaco di Reggello, vedere questo hub nel Palazzetto dello Sport di Reggello mi fa particolarmente piacere. Credo sia un risultato importante perché quando le vaccinazioni si spostano sui territori è sicuramente un dato fondamentale. La campagna vaccinale sta comunque subendo un'accelerazione e questo è assolutamente positivo. Le vaccinazioni sono un passaggio chiave affinché possa riprendere il nostro sistema economico, si possa ritornare alla normalità prima possibile. Quindi ben venga l'aumento dei centri vaccinali su tutto il territorio e devo dire, insomma, che su Reggello c'è stata un'attenzione particolare, ma questo rappresenta un punto di riferimento per tutto il Val d'Arno. Questa è una conquista per un territorio intero. Anche noi come opposizione ovviamente abbiamo fatto la nostra parte perché la campagna vaccinale prendesse anche in Toscana un'accelerazione dopo, diciamo, un inizio non proprio brillante. Oggi siamo veramente felici di questo risultato, però non dobbiamo assolutamente, come dire, adagiarci, ma dobbiamo far sì che sia ancora di più efficiente, efficace, appunto, perché da questo successo dipende proprio la ripartenza del nostro sistema economico. Regione Toscana.
il Consiglio regionale.